Firenze. Qui per me è iniziato tutto, perché ho cominciato a viaggiare per l'Italia e poi nel mondo, proprio partendo da Firenze. Ed è qui che è nata poi anche la lingua italiana. Ha qui l'origine, la lingua italiana. Perché è nato il fiorentino. Sono arrivato qui oggi con il tempo nuvoloso, come è accaduto anche per Verona. Sta piovigginando e alcune persone hanno aperto l'ombrello. Prima volta a Firenze nel 1991, seconda volta nel 1997 e adesso nel 2017. Ecco finalmente l'Arno. È il Ponte Vecchio. Firenze è la città di Pinocchio, di Collodi, anche di Dante Alighieri e della Divina Commedia, che non amo particolarmente. Bella permanenza a Firenze, è stato bello ritrovare certi posti che non vedevo da una vita. I fiorentini li ho trovati molto simpatici, almeno quelli che ho incontrato io, gente gentile. Firenze mi sembra sia simile a quando l'ho lasciata. Il mondo ovviamente è totalmente cambiato. Ahimè, in peggio, a parte la tecnologia che ha avuto un ruolo e ha un ruolo fondamentale e che può essere usata come in modo positivo o negativo. Firenze, come ho detto all'inizio del video, è stata la prima città che ho visitato. Quella che vedete adesso è la cartina dell'Italia e delle varie città che ho visitato dal 1991 in poi. Firenze è una città veramente alla quale sono molto legato. Quella che vedete in questo momento è Firenze vista dall'alto e, come saprete sicuramente, Firenze è la capitale della Toscana, un'altra bellissima regione da visitare. Appena si scende dal treno, fermata principale Firenze Santa Maria Novella, uscendo dalla stazione troverete subito Piazza Santa Maria Novella, la chiesa Santa Maria Novella, il campanile. Camminando 5 minuti a piedi vedrete già, lasciando Santa Maria Novella da lontano,
la cupola del Duomo. Il Duomo, e lì vicino sono attaccati praticamente il campanile di Giotto e il Battistero. Poi camminando incontrerete San Lorenzo, e andando sempre a piedi, perché Firenze la potete praticamente visitare andando a piedi, troverete il Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, e più avanti il Ponte Vecchio, un po' distante è il Palazzo Pitti. Tratto dal mio diario di viaggio, luglio 1991. Prima tappa, prima città da visitare. Siamo ai primi di luglio e fa un caldo indescrivibile. Giro la città per 3 giorni e penso che sia sufficiente, visto che la città la si può girare a piedi, senza prendere alcun mezzo. Mi piace molto Piazza Santa Maria Novella, dove si trova la chiesa, a pochi passi dalla stazione che porta il suo nome. I fiorentini sono simpatici con quell'acca aspirata. Interessante anche il Duomo, con il campanile di Giotto. Il Ponte Vecchio è bello solo da lontano, da vicino è un raduno di bancarelle in un vicolo abbastanza stretto. Palazzo Pitti è piuttosto distante, purtroppo, più di quanto credessi. Buonissima la bistecca fiorentina. La porzione che prendo al ristorante è media, ma ugualmente enorme. Meno buona la pizza, sottilissima come la piadina romagnola, con sopra fagioli e salsiccia. Le prime notti le passo male, con il soffitto della mia stanza quasi pieno di zanzare. Subisco il caldo sotto le lenzuola per non farmi pungere. Il giorno dopo metto la crema su tutto il corpo tranne che sugli occhi, e guarda caso, proprio la mattina che devo andare a Pisa, mi risveglio con un occhio gonfio. Firenze è nota anche per il David di Michelangelo, conservato nella galleria dell'Accademia. In Piazza della Signoria si trova una copia, non molto distante da altre statue, anch'esse completamente svestite. Sul perché siano senza abiti non ne ho la più pallida idea. Fanno comunque impressione. Non comprendo nemmeno il motivo per il quale hanno rappresentato David, che non è altro che il re e il profeta Davide, completamente nudo. Anche il poeta, scrittore e politico Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, era fiorentino, libro che non amo particolarmente. Fiorentino come Carlo Lorenzini, in arte Collodi, autore del romanzo per bambini, e aggiungerei io anche per adulti, Pinocchio. Libro che, anche se non ci crederete, preferisco alla Divina Commedia. La lingua italiana ha le sue origini proprio a Firenze. Si parlava il fiorentino letterario. Ancora oggi Firenze ha un ruolo fondamentale nel mondo, per la lunghissima storia. Firenze, assieme a Verona, è tra le mie città preferite. Tornando al primo viaggio a Firenze, scrissi un testo per una mia canzone, mai pubblicata, inedita, intitolata Storie di ogni città. Vi leggo solo l'inizio. Firenze, città di mille luci e colori. È qui che inizia il mio lungo viaggio, in questa città per me ancora nuova. Sono venuto qui perché ero in cerca di qualcosa, con la voglia di crescere e cambiare e conoscere cose nuove. Tratto dalla mia canzone inedita, Storie di ogni città. Ottobre 1991. Di storie di ogni città. Pisa. Vi parlo anche di Pisa subito dopo Firenze, poiché questa città è molto piccola e anche vicina a Firenze. Nella piazza di Pisa trovate tutti insieme, sia la torre di Pisa, la torre pendente, il cimitero e la chiesa. Questo è il biglietto che ho con me dal 1991. La torre di Pisa, il Battistero, il Duomo e il Camposanto. Tratto dal mio diario di viaggio. Si arriva a Pisa in poco tempo col treno. È bellissima. Sembra di vivere in una cartolina.
con la Torre di Pisa, il Duomo, eccetera, eccetera. È tutto lì. È tutto lì quello da vedere. Ma ne vale davvero la pena. Verso mezzogiorno rientro a Firenze. Cominciarono a costruire la torre nel 1173. La torre si inclinò per un cedimento del terreno. Continuarono a costruirla in seguito nel 1275, ad esempio, fino ad arrivare nel 1372, grazie appunto a personaggi come Giovanni di Simone e Tommaso Pisano. Dicono che ogni anno aumenta l'inclinazione della torre. Comunque sì, è molto particolare, e tanti sono i turisti che fanno la foto vicino alla torre, con tanto di posa come se loro stessi volessero raddrizzarla con la loro mano.